ovviamente non sono tempi lunghissimi né lunghi, ma i tempi che occorrono per fare un lavoro serio, come è nello stile dell'istituto. Questo non significa che ovviamente tutto il resto non viene fatto. È chiaro che iniziative investigative di emergenza vengono fatte dall'ufficio di procura e saranno fatte. Tutto ciò che è emergenza verrà contrastato. Peraltro, proprio per questo ho istituito un gruppo di lavoro specifico sulle emergenze ambientali, soprattutto relative all'inquinamento atmosferico della città di Avellino, la Valle del Sabato e tutto chiaramente l'area Solofrana. Quindi chiaramente continueranno insieme. Questa è un'attività, un percorso che sarà coltivato, come dire, parallelamente, perché avrà un obiettivo tutto particolare, quello di ricostruire il quadro più complessivo, ripeto, con un'attenzione sicuramente investigativa, ma credo anche di interesse, perché l'obiettivo è di arrivare a una cartografia del rischio sanitario. Questa collaborazione si inserisce proprio in questo filone di una grande attenzione verso il tema dell'ambiente, attenzione che peraltro sta trovando risonanza un po' a livello globale e che ovviamente per essere veramente efficace necessita di una visione globale, ma anche di interventi puntuali, precisi nelle nostre comunità.